Oggi siamo a Villasor, nelle scuole medie di Villasor. Siccome è nostra tradizione incontrare gli studenti, oggi abbiamo fatto un incontro con gli studenti illustrando loro la mostra sull'antifascismo in Sardegna. Io sono meravigliato dall'accoglienza veramente formidabile dalla scuola e della preparazione degli insegnanti che hanno allestito una mostra di cui io sono meravigliato, ordinata con tantissimi pannelli che dimostrano proprio che i sardi, grandi sardi, ci sono stati, hanno combattuto. Forse noi sardi dovremmo ricordarci più di loro. Diciamo che è un'iniziativa nuova perché io insegno qui da 10 anni e non si era mai manifestata una cosa del genere. I ragazzi hanno apprezzato tantissimo perché addirittura il giorno che abbiamo allestito la mostra mi hanno detto: questa è la lezione di storia più bella che abbiamo fatto. Quindi è un qualcosa che hanno veramente vissuto, toccato loro proprio con le loro mani e cercando anche di seguire quel filo, quell'ordine cronologico per quanto riguarda l'allestimento della mostra. Quindi diciamo che è un qualcosa di veramente positivo, quindi ben vengano queste iniziative e grazie all'UAPS che ci ha dato una mano. I ragazzi hanno lavorato con entusiasmo, sono stati molto contenti di allestire la mostra e alla fine hanno detto a me e alla collega: è stata la più bella lezione di storia. E quindi questo non può che averci fatto piacere, perché i ragazzi, oltre che studiarla sui libri, poi hanno avuto modo di vedere delle foto reali, di avere un riscontro, ecco, tramite le foto.